Buongiorno a tutti, mi presento, sono Emanuele Alfieri, consulente di The Information Lab. In agenda abbiamo un overview del prodotto, parleremo della piattaforma di Alteryx, vi farò vedere come con due drag and drop si riesce a creare dei flussi ed automatizzarli, e infine andremo a fare un overview dei flussi all'interno del quale viene fatta dell'analisi predittiva. Prima di iniziare, appunto, scarichiamo il software e installiamo la suite completa dei tool predictive. Ok, perché utilizzare software come Alteryx? In questa era in cui ci si sta muovendo verso una data driven culture, fondamentalmente, osserviamo che il 37% circa dei dati ancora sono nascosti ai nostri analisti. Quindi questi spendono gran parte del loro tempo nella ricerca dei dati. Non avere questa data governance porta ad avere modelli creati che hanno 5 o più data source differenti, okay? Molto spesso sono delle estrazioni Excel. Questo porta, e questa cosa è visibile almeno nel 60% dei modelli creati. Questa inefficienza data dal tempo speso degli analisti, questa data governance inefficiente, porta a una spesa globale di 60 miliardi di dollari. Alla fine, il risultato è tantissimo impegno sprecato, questo perché non riusciamo a dare un feedback magari ai nostri utenti business in tempi brevi, magari ci mettiamo mesi, al momento giorni, a creare dei modelli. Nell'87% dei casi i lavori che andiamo a creare poi non sono più riutilizzabili. Per questo esiste Alteryx, secondo Gartner al momento è il leader del settore dei software di data science e machine learning. Gartner è un'associazione americana che si occupa di fare dei benchmark, di testare più software, okay? In modo da poi darci un feedback. Alteryx, come potete vedere, al momento è il leader del mercato. Strumenti come Alteryx ci aiutano appunto quindi a scoprire i nostri dati, a collegarci ai nostri dati, a trasformarli, ad analizzare, a creare dei modelli e infine a condividerli con i nostri utenti. Andando a rivedere le task che andremo a visualizzare oggi, che andremo a vedere oggi, a coprire oggi, scopriremo Alteryx e Tool Predictive attraverso la churn analysis. Andremo a vedere due tool di web scraping, sia con l'utilizzo di Python e senza, e infine andremo a vedere una parte di test mining. Gli ultimi due punti andremo a coprirli, nel senso mi dilungherò un po' magari sulla churn analysis e sul web scraping, andremo a vedere infine il test mining. Infine ci sarà una parte di question and answer, quindi classiche domande. Okay. Benissimo. Per chi di voi ha già aperto Alteryx o ha già installato Alteryx? Questa è l'interfaccia principale di Alteryx, ok? Come diceva Federico, abbiamo un canvas, in questo caso è la mia parte grigia al centro del software. In basso abbiamo un result window, dove andremo a visualizzare i nostri risultati, e abbiamo sulla sinistra un configuration panel, ok? Un pannello di configurazione. In alto, nella parte alta dello schermo, è possibile vedere le palette tool. Abbiamo tool di input che ci permettono, senza fare scripting, di connetterci al dato. Abbiamo i tool di preparation. In questo caso, durante questo webinar, andremo ad approfondire i tool predictive. Come ho già detto precedentemente durante la presentazione, ebbene, per avere tutti questi tool installati con Alteryx, installare anche la suite dei tool predictive, che potete scaricare sempre dalla pagina del download di Alteryx. Ottimo. Direi quindi di proseguire con la churn prediction analysis. Okay. Questo modello è stato già implementato da me. Quello che andremo a fare è connetterci a una data source. In questo caso, per andare a contestualizzare un po' il dato, il data source non è nient'altro che, immaginando noi di essere un'azienda fittizia,
un'azienda telefonica, ok, che si occupa di telefoni. Abbiamo un data source con presenti all'interno di esso i clienti e un minimo di anagrafica dei clienti. Andiamo ad avere delle colonne all'interno del quale sono scritti, abbiamo il dettaglio dei prodotti utilizzati dal cliente all'interno della nostra azienda, il tipo di contratto, se il tipo di fatturazione che è per lesso meno e il tipo di fatturazione. Abbiamo poi due metriche, il monthly charges e il total charges. Non sono nient'altro che quanto spende il cliente, ha speso mensilmente il cliente e quanto il cliente ha speso in totale. Abbiamo infine questa colonna churn, ok? Questa sarà la base della nostra analisi, in cui ci viene detto se il cliente fa ancora parte o meno, collabora ancora o meno con noi. Ok? In questo caso il cliente in riga 1 non fa più parte della nostra azienda, il cliente in riga 3 fa ancora parte della nostra azienda. Ma posso andare a predire da questo set di dati come si evolverà il mercato? Se una persona continuerà a far parte o meno della mia azienda? Beh, la risposta è sì attraverso questi tool predittivi. Okay? Se avete delle domande potete scriverle anche in chat e appena possibile vi risponderò. Ok, ho caricato il data source. Questo avviene semplicemente attraverso un drag and drop di un input tool, quindi è molto semplice. Andiamo a fare, in genere viene effettuata una parte di analisi, viene effettuato un minimo di analisi come abbiamo già fatto sul data source. Attraverso questo select tool posso andare a modificare il data type o a rinominare il tipo di dato. Okay? In questo caso, monthly charges e total charges arrivavano dal database come dei dati di tipo stringa, in questo caso vado a modificarli in tipo numerico, assegno un data type di tipo numerico. Mi accorgo poi, navigando all'interno della tabella, che esistono alcuni total charges nulli. In questo caso dovrò, per analizzare correttamente, per eseguire correttamente un'analisi predittiva, andare a sostituire i total charges nulli con il valore in mediana. Questo posso farlo attraverso un imputation tool. Questi sono tutti i tool presenti all'interno di Alteryx. Per il total charges, tutti i nulli vado a sostituirli con i valori medi. Con i valori mediana, scusate. Prima di approcciarmi ancora all'analisi predittiva vera e propria che viene fatta in questa parte, vado a osservare se esiste della correlazione lineare sulle due metriche. Utilizzerò quindi come variabile di target il total charges e come predittore il monthly charges. Quindi vado a eseguire un minimo di analisi lineare, okay, vado ad eseguire una correlazione lineare. Alteryx mi darà visivamente, attraverso questi coefficienti, se effettivamente le due metriche sono correlate linearmente, quindi possono essere e quale utilizzare quindi per o se possono essere utilizzate o meno per andare a fare un'analisi predittiva. Possiamo osservare che i coefficienti sono molto buoni, infatti i valori sono molto bassi, abbiamo addirittura 3 star come riferimento di bontà del dato. Possiamo andare a osservare poi i principali coefficienti, che sono il residual standard error, l'adjusted R-squared e comunque in pratica l'R quadro fondamentalmente. I valori di R quadro sembrano essere buoni, quindi le due metriche sono correlate linearmente. Essendo correlate linearmente, posso decidere di abbandonare una delle due metriche dalla mia analisi. In questo caso ho scelto di abbandonare il monthly charges. Okay? Vado a mantenerne una per non portare i modelli in errore. Le due metriche non hanno bisogno di confronto aggiuntivo perché sono correlate linearmente.
All'interno di Alteryx è possibile inserire anche degli script R o Python. In questo caso vado a creare una matrice di confusione all'interno di questo script Python. Non so quanti di voi adesso utilizzino Python all'interno dell'azienda. Comunque è possibile andare a, oltre a utilizzare i tool predictive di Alteryx, che sono già stati implementati, è possibile aggiungere questo tool, un Python tool semplicissimo, e andare ad eseguire dello scripting. Per mia comodità ho creato la matrice di confusione, potevo farlo anche utilizzando semplicemente Alteryx, soltanto Alteryx, ma per mia preferenza ho utilizzato questo Python tool. Cosa faccio all'interno di questo Python tool? Appunto vado a creare una matrice di confusione, ovvero per le colonne, per le 20 colonne che avevo all'interno del data source, vado a creare una colonna per ogni variabile presente all'interno di queste colonne. Okay? In pratica, quello che faccio è andare a creare delle colonne cui interno sono presenti dei booleani, semplicemente true o false. In questo modo vado semplicemente attraverso appunto il booleano a includere o escludere determinati valori per il customer di interesse. Analizzando sempre poi la colonna churn, quella che avevamo visto all'inizio, quindi quella, la colonna che riportava se un customer ancora faceva parte o meno del mio, se un customer collaborava con me o meno, quindi utilizzava la mia utenza telefonica, mi accorgo che c'è il campione è sbilanciato, il data source è sbilanciato. In che senso? Esistono più record no rispetto ai record yes. Questa è una cosa positiva. In genere, questa è una cosa positiva perché? Perché vuol dire che molti customer continuano a collaborare con me a utilizzare la mia utenza telefonica. Devo però ribilanciare il modello, quindi cosa faccio? Utilizzo un tool che si occupa di fare l'undersampling, ok? Quindi Alteryx di chiedo ad Alteryx di bilanciare il tutto e di portare tutto al 50%, ovvero cerco di avere il 50% di churn yes e il 50% di churn no. Come possiamo vedere, se prima il numero di righe era 7043, consecutivamente a questo tool ho semplicemente 3738 righe. Ho bilanciato il mio churn. Okay? Da qui in poi vado a fare la campionatura vera e propria. Attraverso questo create sample, è semplicemente un campionatore, vado a impostare come 40%, il 40% dei miei dati vado a utilizzarlo come stimatore, il 30% dei dati lo utilizzerò come validatore dei miei modelli predittivi, mentre gli altri saranno tutti dati di holdout. Okay? Questi verranno utilizzati in fondo per controllare effettivamente la bontà dei miei modelli. Okay? Verranno utilizzati come comparison per i miei modelli, per osservare la bontà dei miei modelli. Okay. Procedendo, adesso non so quanti modelli utilizzate in genere all'interno della vostra azienda, quanti modelli predittivi utilizzate all'interno della vostra azienda e quali. Io qui, come test, ho utilizzato la regressione logistica, il support vector machine. Questa non è nient'altro che in linea di massima possiamo definirla come l'unione tra la correlazione logistica, come è un metodo che unisce sia la correlazione logistica che il metodo stepwise. Abbiamo poi il metodo stepwise ed infine il decision tree. Okay? Come potete ben vedere, all'interno di questi tool non viene effettuato nessun tipo di scripting. Quindi il tool predictive è già stato confezionato da Alteryx. Non dovremmo fare altro che andare a fare, durante la nostra analisi, fare un semplice drag and drop del tool, logistic regression ad esempio, e andarlo a settare correttamente. In questo caso ho utilizzato come variabile target il churn, quindi la nostra analisi effettivamente va fatta sul churn,
Come tipo di predittore ho utilizzato il Tenor, il phone service. Ho visto che questi predittori effettivamente sono utili all'analisi del churn, alla churn analysis. Ok, quindi ho selezionato questi. Qui in genere utilizzo un metodo iterativo, ovvero utilizzata la matrice di confusione vado iterativamente a vedere quali sono i miei predittori più utili da utilizzare all'interno dell'analisi. Ok? Ho settato quindi la regressione lineare, la regressione logistica. Passiamo al prossimo tool, il support vector machine. Sono andato a utilizzare gli stessi predittori fondamentalmente che avevo utilizzato nell'analisi logistica e così anche per il metodo. Saranno quelli che verranno utilizzati sia per il metodo stepwise che per il metodo call decision tree. Okay? Adesso il metodo stepwise ha bisogno anche di un minimo di input da parte di un metodo di regressione logistica. Appunto, precedentemente ho inserito un logistic regression tool, vado a utilizzare gli stessi predittori. Okay? I tool di predictive a questo punto vanno a determinare, vanno a calcolare gli stessi KPI fondamentalmente che abbiamo visto prima durante la linear regression, durante la regressione lineare. Ok? Vanno quindi a dirmi attraverso qual è il grado di estimation, qual è la deviazione standard, qual è lo z-value ad esempio qui. Capisco che attraverso questi star quali sono i valori effettivamente che sono, mi sono più utili all'analisi. Ad esempio, in questo caso il tenor e il total charges sono dei predittori migliori, mi possono aiutare nell'analisi in modo maggiore rispetto all'online security o alla device protection. Okay? Una volta quindi definiti tutti i modelli, posso andare a fare il confronto del mio modello creato, del modello che ho creato, con il modello di validazione che avevo utilizzato precedentemente, che ho creato precedentemente. Il confronto può essere fatto attraverso lo score tool. Questo tool non fa nient'altro appunto che confrontare i valori che provengono, dalla create sample, quindi dal campionatore precedente, prende i dati che avevo validato, il 30% dei dati validati, e va a confrontarli con i modelli che ho appena creato. Dallo score tool, da tutti questi score tool, fondamentalmente vado ad avere due colonne, pred no, pred yes. Cosa sono queste due colonne? Sono le mie predizioni. Quindi, utilizzando il metodo di regressione logistica, il customer 1, nel 10% dei casi, cioè la prediction è stata... Nell'89% dei casi il customer non farà più parte, abbandonerà la mia azienda telefonica. Okay. Se adesso io vado a riprendere la colonna churn, possiamo andare a vedere il confronto tra quello che è accaduto veramente e la mia predizione. Okay. In questo caso la predizione è stata corretta, infatti il customer ID in record 1 effettivamente ha abbandonato la mia azienda, churn yes. Ha abbandonato la mia azienda, avrei potuto predire questo abbandono dell'azienda in modo corretto, mi sento di dire. Infatti io ho l'89% di precisione sul modello di logistica, di regressione logistica. Questo appunto è stato fatto su tutti gli altri modelli. Vado poi a fare un minimo di confronto tra tutti i modelli, semplicemente vado a unirli tutti insieme. Sono andato poi a contare quanti sono stati falsi negativi, quanti sono stati falsi positivi, quanti negativi e quanti positivi sono stati calcolati in maniera corretta.
sono andato poi a calcolare la precisione dei modelli, queste metriche fondamentali che andiamo ad analizzare sono fondamentalmente la precisione del modello, il recall non è nient'altro che la percentuale di positivi individuati sul totale. In pratica viene fatto il numero di positivi sul totale di positivi. Infine valuto l'accuratezza del modello. Okay? Questo F1 è semplicemente un indicatore che mi dà la bontà che fa l'analisi effettivamente su di tutte le variabili precedentemente create. Esiste poi questo Model Comparison Tool, okay, che mi dà adesso tutte queste metriche le ho calcolate io all'interno di un Formula Tool. Il Formula Tool è semplicemente un tool che mi permette di scrivere delle formule. Adesso, per esperienza, le variabili principali da calcolare per andare a fare il controllo sui vari modelli predittivi sono questi. Okay? Quindi adesso è proprio da manuale, sono andato a calcolarli. Esiste poi però un tool di Alteryx, che è questo Model Comparison Tool, che effettivamente va a calcolare questo F1. Okay, va a calcolare comunque l'accuratezza di questo F1. Infine, vabbè, il Model Comparison ha calcolato anche l'area under curve. Non so se anche questo KPI viene utilizzato all'interno delle vostre aziende. Comunque Alteryx, i tool predittivi di Alteryx fanno sempre un minimo di documentazione. Okay? Per andare a capire che cos'è l'area under curve, fondamentalmente l'area under curve è l'area sottesa alla curva. Okay? Maggiore l'area sottesa alla curva, maggiore sarà la precisione del mio modello predittivo. Okay? In questo caso, adesso analizzati i quattro modelli, vado a vedere che l'area under curve maggiore è quella del metodo stepping stone, okay? Quindi quello dello stepwise, che era il modello che avevamo, era il terzo modello che avevo importato all'interno del workflow. Okay? Allora, avrei finito la parte sulla churn prediction. Avete per caso delle domande? Andiamo a vedere in chat. Ok, vabbè. Direi di continuare. Andrei ad affrontare adesso tutta la parte di scraping fondamentalmente. È possibile attraverso Alteryx andare a fare dello scraping. Che cos'è dello scraping? Lo scraping non è nient'altro che vado all'interno delle pagine web, vado a prendere dei dati dalla pagina web. In questo caso, iniziamo a parlare della parte di scraping senza tool Python. Okay? Mi sono connesso a questo link. Questo è proprio un link fatto apposta per andare a fare simulazioni di test, di scraping, scusate. Non è nient'altro che una simulazione di un sito internet che vende libri. Adesso i libri sono reali, i prezzi ovviamente sono fittizi. Okay? Attraverso Alteryx, appunto, andrò a prendere tutte queste indicazioni, tutti i libri e a scaricare i prezzi. Mi collego attraverso, importo un test input riportante il link. Attraverso un download tool vado a fare il download di tutta la pagina web. Download data. Ok. Questa pagina web però, scusate, vado a renderizzare meglio il dato. Ok. Questa pagina web però ovviamente non è scritta bene. Ok. È in codice HTML. Devo andare a fare un attimo di parsing. Devo fare un minimo di parsing. Attraverso questo Formula Tool vado a fare il replace della colonna che vi ho appena mostrato, quindi dei dati che vi ho appena mostrato. In download data vado a fare il replace di article class product pod con questo simbolo.
In seguito andrò a effettuare un tokenize, ovvero vado a fare lo split della mia pagina HTML sul simbolo che ho appena creato. Mi sono creato due colonne. Scusate, lo split non lo faccio in colonne, andrò a farlo in righe. In pratica, ogni volta che Alteryx incontra questo tipo, questo delimiter, adesso questo delimiter, va a creare una riga. Analizzando il testo, ok, vado a filtrare poi, per avere meno righe, vado a filtrare questo doctype HTML, questa riga non mi serve. Andrò ad eseguire poi del parsing fondamentalmente sull'HTML scaricato in modo da andare a individuare il titolo e la valutazione, okay, che gli utenti hanno dato al libro. Qua semplicemente vado a fare l'assegnazione numerica alla valutazione che era stata data al libro. E infine vado a fare ancora del parsing per estrarre il prezzo. Okay. Questo era per farvi vedere un po' come fare l'analisi, come fare dello scraping attraverso Alteryx. È possibile fare però altro scraping in Alteryx sempre utilizzando questo Python tool, il Python tool che avevamo visto prima sulla churn prediction analysis. Fatemi dare un run. In questo caso, per fare lo scraping, ho utilizzato anche. Vediamolo. Ho utilizzato anche un driver di Mozilla. In pratica, la pagina web di cui vado a fare lo scraping, in questo caso, è una pagina con l'infinite scroll. Adesso in genere è di difficile lettura la pagina HTML con l'infinite scroll, quindi ho creato questo script in Python che mi permette di fare lo scroll verso il basso in maniera infinita, diciamo, e contemporaneamente che cosa fa? Va a leggere la pagina HTML. Adesso scusate, ma ci vorrà un po'. Ok, Alteryx ha finito. Possiamo andare a fare un minimo di analisi. Come precedentemente fatto, senza utilizzare i tool di Python, quindi soltanto col download tool, Alteryx mi ha scaricato tutta la pagina HTML. Andiamo a vederla. Mi ha scaricato tutta la pagina HTML. Come possiamo vedere, il tipo di script che è presente, il tipo di linguaggio, lo script testo del precedente. Anche qui dovremmo andare a fare una parte di parsing dei testi, quindi attraverso questi test to column, semplicemente andiamo a dividere il codice, il linguaggio HTML. Anche qui vado a fare uno split to row. Quello che ne deriva è che da una riga di input ne avrò 101 di output. In questo caso sono andato ad identificare per ogni libro la descrizione, fondamentalmente. Vado a fare un minimo di pulizia del dato, quindi escludo tutte le righe che riportano questa dicitura, fondamentalmente era l'intestazione dello script, al suo interno non è presente nessuna descrizione. Vado ad eseguire poi altro parsing in modo da andare ad individuare la descrizione del libro, quindi la descrizione, la citazione che veniva immessa all'interno del sito internet. Vado a individuare l'autore e vado a individuare diciamo anche queste etichette che non sono nient'altro che i lemmi che ricorrono più spesso all'interno della descrizione dei libri. Okay.
Adesso, la parte di scraping in genere è molto semplice e viene effettuata semplicemente con un download tool, ok? Come potete vedere, qua ho semplicemente inserito il sito internet ed in seguito ho fatto il download di tutta la pagina web attraverso il link. Quindi è molto semplice. In questo caso, nella parte 2, diciamo, nello scraping fatto con il Python Tool, è stato utilizzato questo Python Tool appunto perché era presente l'infinite scroll. L'infinite scroll non è nient'altro che prese una pagina web, ok? In pratica lo scroll non viene completato, ma in senso continua all'infinito effettivamente. Probabilmente non esiste con l'infinite scroll questo next, ok? Il next viene simulato dall'infinite scroll. In quel caso l'analisi era un po' più difficile, il porting della pagina HTML era più difficile. Sono andato a scrivere questo script in Python. Ci sono domande per la parte di scraping? Ok. Procederei con la term frequency analysis. Okay. Anche qui, anche in questo esempio, esiste una parte predittiva. Okay. In pratica, in questo esempio, mi sono collegato a una nota rivista di Vini, When Magazine. Okay. Adesso, andando a fare un minimo di analisi sul data source, okay, abbiamo in field 1, non è nient'altro che un record ID di riga. Country è lo stato, la description è la descrizione del vino. Ok, vabbè, poi abbiamo designazione, punteggio, prezzo, sono diciamo l'anagrafica del vino. Abbiamo i campi geografici, province, region, region 2. Abbiamo poi i dettagli del vino, che sono la varietà e la winery. Ok, quindi chi produce il vino. È la varietà di vino utilizzato. In questo caso voglio creare un modello statistico binario. Ok? Quindi ho fatto un minimo di analisi del dato e sono andato a prendere due varietà di vino, Godello e Sherry. Questa varietà di vino non è stata presa a caso perché sono bilanciati, hanno lo stesso numero di record. Ok? Do un run ad Alteryx. Ovviamente adesso sta processando, sta facendo tutta l'analisi del dato. Come possiamo vedere, lo script è molto veloce e può essere anche riutilizzato, in senso nel tempo. Immaginiamo tutti questi script come se possano essere riutilizzati nel tempo. Ad esempio, qui basterà cambiare soltanto il tipo di rivista, no? Magari invece di prendere le Wine Magazine del mese di gennaio, possiamo prendere quello del mese di marzo. Anche qui andiamo a fare un minimo di scripting in Python. Quindi, come dicevamo, ho la rivista di vini, vado a prendere soltanto i due vini che hanno record bilanciati, quindi Godello e Sherry. Attraverso questo join tool vado a selezionare tutti i record che riportano Godello e Sherry. Quindi i 206 record rimanenti sono quelli che hanno come varietà di vino soltanto Godello e Sherry. Vado ad eseguire un minimo di pulizia del dato attraverso questo select tool. Rinomino il campo field 1 nell'ID di riga, come dicevo, mantengo la descrizione di vini e la varietà dei vini. Okay. All'interno di questo script in Python, cosa faccio? Mi importo tutte queste stop word. Okay. In pratica sono una serie di parole che sono le parole che più spesso vengono utilizzate all'interno delle descrizioni.
Cosa faccio? Vado a creare un prodotto cartesiano tra queste stop word e le mie. Le mie descrizioni di linee. Vado a fare un minimo di pulizia del dato anche qui, con questo data cleansing tool, ovvero vado ad eseguire dei trim, a eliminare dei numeri, la punteggiatura dalla descrizione, sono cose che non mi interessano. Vado a eseguire poi uno split sempre in righe, uno split to row, ovvero cosa faccio? Di tutte le descrizioni dei vini, vado a creare per ogni parola una riga. Okay? In questo modo avrò due colonne affiancate, descrizione e varietà. Okay? Qua nel filtro vado a eliminare tutte le parole composte da una lettera. Okay? Quelle non sono utili all'interno della mia analisi. Vado a ricreare poi un altro prodotto cartesiano tra vado a creare poi un altro prodotto cartesiano tra le mie stopping word, fondamentalmente, e le descrizioni. Ok? In pratica, la vecchia descrizione che avevamo splittato in righe, ok, è diventato il nuovo token. Eseguo anche qui poi una serie di prodotti cartesiani, vado a riunire tutti i flussi che provenivano dal precedente e vado a calcolare questo IDF. L'IDF, adesso posso farlo share via chat. Anzi, lo farò più tardi. L'IDF non è nient'altro che è l'inverse document frequency. Quando andiamo a fare del test mining, fondamentalmente, l'inverse document frequency è la variabile principale che viene calcolata. Okay? Questo, adesso per darvi un po' di storia, questo inverse document frequency non è nient'altro che il document frequency, quindi l'occorrenza della parola all'interno del documento, che possiamo ritrovare qui in forma logaritmica. Okay? Dobbiamo andare a calcolare questo KPI, voglio andare a calcolare questo KPI per fare il test mining. Vado a calcolare l'IDF di ogni parola. Andrò poi a calcolare le altre due variabili che sono il term frequency e il term frequency meno l'inverse document frequency. Ok? E vado attraverso questi tool predictive, la regressione logistica e lo score, vado a farmi dire da Alteryx con che probabilità sarei riuscito, analizzando tutte le descrizioni, a riconoscere quali vini effettivamente facevano parte della varietà Godello o della varietà Sherry. Okay? Andando ad analizzare gli output, avrei avuto un'accuratezza del 97%, ovvero utilizzando il modello che ho appena creato qua nella Logistic Regression, nel 97% dei casi, analizzando tutte le descrizioni dei vini e non soltanto 206, sarei riuscito ad andare ad individuare i due vini che mi interessano, quindi il Godello e lo Sherry. Ok? Io avrei finito anche la parte sul test mining. Okay? Per fare un recap di quello che siamo andati a vedere oggi, abbiamo visto come fare della churn prediction, quindi posso andare a valutare quanti utenti, quanti customer rimangono all'interno della mia azienda, posso valutare quanti customer abbandonano la mia azienda, sì, posso fare appunto questa churn prediction, posso utilizzare più di un modello, okay? Posso farmi dire anche da Alteryx qual è effettivamente il modello migliore da utilizzare. Okay? Alteryx può anche andare a darmi un minimo di documentazione in modo da validare anche a livello business
i modelli predittivi che ho creato. Okay? Col text mining invece siamo andati a vedere che sempre utilizzando la natura dei tool predittivi di Alteryx, come posso andare ad analizzare dei testi, okay? O come posso approcciare magari dalla sentiment analysis.